Bau Bau. Perché Bau? Perché qua siamo io e un'altra. Allora, facciamo. Ciao. Ha detto ciao. Però siamo proprio sicuri che siamo in due. Adesso eravamo in due a ballare i galli. Che canzoni strane. Allora, io direi, siamo sicuri che noi siamo due in questo abitacolo? No, non siamo due. Ci sono tutti i batteri. I batteri fanno parte del corpo di ognuno. Più della metà di noi stessi è fatta di batteri. Senza batteri saremmo morti. E quindi io dico, grazie batteri, devono essere quelli giusti per stare in salute. Ma quello è un altro discorso. Siamo sicuri che tutte le cellule del nostro corpo siano strane o siano parte di noi, siamo noi? Cioè tu prendi la cellula e la metti in un brodo di cultura, agar, quella cellula vive tranquilla. E chi suo ungula fraccone dirà, lei pappa e tra l'altro con tecniche genetiche, chi la vive in eterno, si replica in eterno. Quindi con me che cosa ha a che fare quella cellula che prima ero io, di una qualsiasi parte del corpo? Sapete spiegarmi, ma vi siete chiesti questo? Perché se voi credete che voi siete il vostro corpo, vi sbagliate. Che parte del corpo siete? Se io taglio una mano, voi siete sempre voi. Quella mano si disgrega e polvere era, perché era un assemblamento di molecole derivanti dalla terra, che è diventato albero, che è diventato frutto, che voi avete mangiato, che è diventata parte del vostro corpo, perché gli stessi oggettini base si sono riassemblati, sono stati scomposti e poi riassemblati per divenire parte del vostro corpo. E allora voi definite come cellule il vostro corpo, ma in effetti, se guardate nel microscopio, voi siete come una struttura, un puzzle fatto di tutti i pezzettini, come un Lego, no? Ci costruite con tutti i mattoncini uguali, anche nella cellula poi, costruite una struttura più grande, perché con le proteine sono assemblamenti di 20 amminoacidi in sequenze diverse a formare vari tipi di proteine, ce ne stanno una miriade. Tutte dove prendi le proteine, no, dove prendi gli amminoacidi, perché le proteine le disassembli, dove le prendi dalla frutta, dalla carne, e non bisogna farlo, dalla frutta, dalla verdura. Quindi voi chi siete? Ma soprattutto in questo abitacolo ci siamo solo noi o ci stanno altre entità spirituali, altri pensieri, le mie idee? Potete voi vedere le mie idee? Le onde radio, potete voi vedere le onde radio? Eppure basta avere un apparecchietto, una radiolina e voi sentite una musica. Dove stava? Non c'era. Allora, se voi vi fidate dei vostri occhi solamente per capire, o delle vostre orecchie per capire la realtà, state errando, che errare umanum est. Come sì, come io sto errando con la macchina, dove cazzo sto andando? Errare, sto errando. Dove cazzo vai, fratello? Che dice queste cose? Sto dicendo cose che sembra giuste, eh? Amici, amici, chi siete? Ma voi forse vedete tutto ciò che c'era in questo abitacolo? Vedete forse le radiazioni? Non avete i sensi per capirle. Non siete dei contatori, Geiger. Per vedere la realtà servono sensi e noi, la nostra anima è condizionata dal nostro corpo. Più il nostro corpo è di un certo livello, e più l'entità suprema che regola il corpo può capire. E da quello che mi sembra di aver capito, più il corpo è grande e più ha capacità di intendere. Ad esempio, io ho supremazia sugli altri corpi che costituiscono il mio corpo, e i corpi che costituiscono il mio corpo sono le cellule, i batteri, i virus. Poi di questi corpi un po' se ne vanno, l'abbandonano quando defeco, qual parte dei batteri se ne vanno, quando mi taglio perdo un po' di pelle se ne vanno un po' di cellule, ma vengono rimpiazzate da altre, e tutte insieme si adoperano per
tenermi in vita. Però mano a mano che passa il tempo cambia sia il mio corpo che i miei pensieri. Però la mia coscienza è un po', diciamo, intaccata, condizionata dal mio corpo, e quindi io cambio pure d'idea, no? Da giovane avevo delle idee, adesso ho altre idee. Però l'entità mia gestisce tutti gli altri pezzettini che costituiscono il mio corpo. Io posso prendere un pidocchio, perché pure quello quando sta dentro magari è del mio corpo, ma qua ce ne stanno pochi perché sono evoluto, cioè la calvizie, evoluzione della specie. Quindi faccio così, poi me tirati tutti, invece con tutti i capelloni si mettono tutte le robe in testa per combattere, io faccio presto, zero, quelli diciamo niente da stare, mi se ne va. Ebbene, comunque io gestisco esserini più piccoli, che se li guardi sono di minore livello di intelligenza. Alla stessa maniera, noi siamo in un corpo gigantesco, che può essere la Terra, che potrebbe avere dei pensieri, così come è detto nei Veda, che la Terra, come si chiama? Non mi ricordo, poi ve lo dico. È un essere, no? Che a volte viene rappresentata come la mucca. Ebbene, quello è un altro essere che contiene tutti noi, e noi potremmo essere paragonati a dei virus. Infatti i virus, siamo i virus proprio della Terra, che virus malefici, perché stiamo distruggendo l'ecosistema, no? Con tutta la nostra scellerini, perché tutto dipende dai soldi, per fare le stupidaggini siamo tutti bloccati con la bramosia e la brama, no? Brama, che è un altro essere vivente gigantesco, grande, che ha brama, perché produce, la parte del mondo, crea, il creatore, produce, a brama di produzione, e noi invece abbiamo brama di soldi, e con la nostra brama infinitesimale, perché siamo stupidi, per fare i soldi creiamo veleni che distruggono noi stessi, perché poi all'essere terra gli facciamo poco, perché quella continuerà con o senza noi, cioè, cambierà il clima, cambierà tutto, ma quello sarà. E sopravviveranno magari specie più intelligenti come gli insetti, che non vanno a lavorare come facciamo noi, sono più intelligenti, molto più intelligenti. Allo stesso modo, oltre la Terra ci stanno le galassie, eh? E che ne sai che tutte le galassie non sono degli atomi di esseri più grandi che magari in quel momento se ne stanno passeggiando per un piano? Che ne sappiamo? Credo che la questione è questa: noi siamo matrioschi una dentro l'altra, cioè dentro di me ci sono altri esseri più piccoli fino all'infinito, e non solo a livello materiale, ma anche a livello di coscienza. Il mio pensiero è una parte di un pensiero più grande, e tutti i pensieri insieme formano l'infinito pensare, che è Dio. Signora, può chiudere gentilmente?